Mi capita molto spesso di ricevere messaggi privati, commenti o domande come: che PC mi consigli per giocare e che non costi molto? Che console mi consigli tra PlayStation 4 e Xbox One? Qual è la marca migliore per PC? Bene, oggi andremo a vedere quella che è la mia soluzione. La chiameremo Entry Basic Gaming Configuration. Entry e Basics ricordano il fatto che questa è una configurazione per entrare nel mondo del gaming. Molto semplice. Gaming si riferisce al fatto che è studiata apposta per il gaming, e configuration perché questo sarà un PC assemblato. Allora, come abbiamo detto, questa è una configurazione assemblata. Perché questa scelta? Bene, ho scelto di proporvi un PC assemblato perché è la scelta migliore per chi vuole fare gaming. Diciamo che un PC assemblato ha molti vantaggi e pochissimi svantaggi. Questo comunque è un PC che si propone per chi ha voglia di mettersi in gioco e di iniziare a provare quello che è il vero gaming. Molti di quelli che mi seguono hanno però un portatile. Ora, parlando per esperienza personale, il portatile è comodo. È comodo per quelli che, come me, diventano studenti, per quelli che magari se lo portano in viaggio, ma non è assolutamente comodo per il gaming. Parlando invece dei vantaggi di farsi un computer assemblato, avremo il continuo aggiornamento, perché come sapete è molto più facile mettere mano ad un PC assemblato che ad un PC pre-assemblato, che per intenderci sarebbero quelli Acer, Asus, quelli che troviamo all'Euronics, diciamo, in un negozio di informatica, ecco. Quindi potremo andare ogni qualvolta a modificare il nostro computer e quindi a rendere un investimento iniziale di 400 euro, 500 euro, un computer che continua ad essere sempre nuovo e aggiornato. Ovviamente altri vantaggi sono il risparmio, perché a parità di prestazioni un PC assemblato costa molto meno rispetto a un PC preassemblato. Inoltre non dimentichiamoci che la qualità di un PC assemblato è veramente maggiore rispetto a quella di un preassemblato, in quanto di solito le schede madri o alcuni pezzi dei PC preassemblati sono economici e quindi hanno alcuni difetti o comunque non si prestano a ciò che un vero gamer ha bisogno. Prima vi ho accennato le console. Bene, come sapete è uscita una nuova generazione di console, è uscita la Next Gen. È composta prevalentemente da PlayStation e Xbox One. PlayStation ha proposto la sua PlayStation 4 e Xbox appunto l'Xbox One. Entrambe hanno qualche novità, la grafica migliorata e qualche motore fisico supportato meglio. Supportano tutte il Full HD, ma nonostante ciò non si avvicinano neanche vicinamente al livello di gioco di questo PC che andremo a fare, nonostante questo PC ha lo stesso e identico prezzo di una console. Non perdiamo quindi tempo e andiamo subito ad analizzare quelli che saranno i pezzi del nostro PC. Bene, partiamo dalla scheda madre. La scheda madre è una componente molto importante del nostro PC. Sarà il cervello, diciamo, che sarà quello che aiuterà a coordinare il tutto. Sbagliando scheda madre si sbaglia tutto il computer. Bene, io vi propongo una ASRock Z77 Pro 3. Bene, la ASRock è una sottomarca dell'Asus. Sottomarca non vi deve spaventare, perché la qualità delle ASRock rimane comunque altissima. È solo che, essendo una sottomarca, costa di meno. Questo modello in particolare ha un socket LGA 1155, che è quello che utilizzeremo per il nostro processore. È una scheda madre ATX, supporta fino a 32 GB di RAM DDR3 ed ha le porte 3.0, quindi avete già un occhio puntato verso il futuro, diciamo, perché si stanno veramente diffondendo con molta velocità. Bene,
Sopra questa ASRock andremo a montare il nostro processore, che è un Intel i3-3220 Boxed. Bene, Boxed significa che è la versione che comprende anche la ventolina. Questo perché per un PC di questa fascia non abbiamo bisogno di dissipatori. E comunque rimane il fatto che non andremo a fare di sicuro overclocking con questo tipo di processore, perché non ha il moltiplicatore sbloccato. Ho scelto Intel perché mi sono trovato meglio, perché nonostante AMD vada molto bene anche nel campo del gaming, Intel è una marca che mi ispira più tranquillità e solidità, diciamo. Poi, come vi ho già detto, è dotato di una ventola per raffreddarlo, e c'è il nostro processore, che ha sempre il socket LGA1155, sviluppa una velocità di 3,3 GHz, quindi parecchio alta, e ha 3 MB di cache, che sono sufficienti per un computer di questo tipo, ecco. Sarà accoppiato a delle RAM Kingston HyperX Blue, da due banchi da 2 GB, 1600 MHz, CL9 DIMM. Bene, perché Kingston? Perché Kingston è l'unica marca che consente di avere delle RAM non molto costose, dalla qualità altissima. Pensate che sono anche garantite a vita, quindi potete stare tranquilli. Hanno la velocità di 1600 MHz, quindi veramente bestiali, diciamo, per un computer di questo tipo, che non costa molto. Sono DDR3, quindi perfettamente supportate dalla nostra scheda madre. Sono in colorazione blu perché sono quelle che costano di meno. Se volete, sono anche disponibili nere e rosse, ma costano molto di più. Tutto questo sarà affiancato ad una scheda video, che è la Asus GTX 650 DirectX. Bene, io mi sono sempre trovato bene con Asus nel campo delle schede video. Questa qua in particolare è una versione DirectX, quindi ha un sistema di dissipazione all'interno che è altamente efficiente, e che quindi ci aiuterà a raffreddare la nostra scheda video anche dopo sessioni molto lunghe. Questa scheda video è dotata da un motore, da un engine grafico di 1 GB GDDR5, ha una risoluzione massima di 2548x1536, è dotata di HDMI, quindi potete utilizzarlo per connettere questa scheda video al vostro schermo preferito, perché comunque ormai tutti i nuovi schermi hanno attacco HDMI, ma sono comunque presenti le solite porte VGA e DVI. Inoltre c'è il PCI Express 3.0. Tutto ciò è montato dentro a un Cooler Master K380. Perché ho scelto Cooler Master? Cooler Master è per me il simbolo di solidità, di tranquillità. È veramente una marca che produce veramente dei prodotti ottimi, e solitamente i prezzi sono un poco più alti del resto, ma diciamo che la qualità si paga. Questo è l'unico modello 3.0 che non costa un'esagerazione, è un midi tower, quindi non è gigantesco. Pensate che è lungo 48 centimetri circa, alto 45 circa e largo 20, quindi fatevi un'idea, non è gigantesco, comunque è già un buon case. È dotato di una ventola frontale da 120 mm con un LED rosso che fa veramente figo. È dotato di un attacco 3.0 nella parte frontale, e è presente un pannello in plexiglass sul lato per vedere il nostro computer anche durante le sessioni e vederlo all'interno. Diciamo che è una cosa che lo rende un po' più bello, diciamo, dal punto di vista gaming, perché comunque di solito gaming viene associato a computer moddati, comunque computer che hanno LED, eccetera. Inoltre è anche utile
è anche efficiente, diciamo, perché ha un intercapedine per il passaggio dei cavi e ha diversi slot per gli hard disk e per i, diciamo, per i masterizzatori eccetera, che sono, utilizzano il sistema, non mi ricordo come si chiama, flip flop mi pare, comunque il sistema di chiusura tramite la rotazione di un perno, come sul Cooler Master 690 che ho recensito, e che comunque sono molto comodi perché non bisogna andare a chiudere e a bloccare i nostri hard disk o masterizzatori, tutto quello che vogliamo, tramite delle viti, ma facciamo tutto tramite queste maniglie da ruotare. Ecco, tutto ciò è alimentato da un XFX Pro Series 450 watt Core Edition V2. Perché non sono andato su Cooler Master? Allora, io in realtà quando posso vado su Cooler Master, però di questo, di questa fascia, questo è l'unico alimentatore che ha un prezzo contenuto. La qualità rimane comunque alta anche per la XFX, come abbiamo detto 450 watt che sono quello che ci serve per un computer di questo tipo. Full wired vuol dire che comunque sono a tutti i cavi, non è modulare. E un 80 plus bronze, come ho già detto in altri video, vuol dire che resiste di più nel tempo, diciamo. Vuol dire che se viene dichiarato 450 watt, almeno l'85% è sicuro che riesce a dartelo. Poi dipende ogni tanto dai picchi, eccetera. Inoltre c'è il PFC attivo, che sarebbe un una protezione, diciamo, per evitare problemi. Tutto ciò si servirà di un Seagate Barracuda ST1000DM003, che è un hard disk da 1 terabyte, 1000 GB, velocità di 7200 RPM, cioè giri per minuto, SATA 6 gigabit, vabbè, ovviamente da 3 pollici e mezzo, con 64 MB di cache. Questo ci basta e avanza. Diciamo che 1 terabyte è quello che serve, penso, ad ognuno. Poi se uno vuole può andarsene a comprare un altro, non ci vuole veramente niente ad aggiungerlo, diciamo 15 minuti. E questo, diciamo che è tutto per questo computer. Questa è la versione base. Si va a spendere circa 500 euro su Amazon. Notate bene che, nota bene, diciamo, in questo momento, cioè a fine dicembre, ci sono questi prezzi. Poi non so se finiranno alcune offerte. Comunque, oltre ad Amazon potete anche trovare Iki, che è un altro sito che tratta acquisti online, Iki specialmente per informatica, e ha dei prezzi un pelino più bassi, si va a risparmiare sui 50 euro. Io vi consiglio Amazon perché il servizio è ottimo e diciamo che anche per il reso siete più tranquilli. Però se volete risparmiare quella cinquantina d'euro, potete anche andare su Iki. In questo PC, in questa configurazione, non ho inserito, allora, sistema operativo, perché lì ognuno può andare a scegliere quello che vuole. C'è chi, come al solito, se lo cracca, c'è chi preferisce andare su qualcosa di free, quindi Linux, Mint, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure c'è chi si compra il sistema operativo. Io vi segnalo due offerte che sono sul sito babbano.com, o meglio babbanosoft.com, che è un sito che rivende chiavi di gioco, ma in questo caso rivende anche chiavi per programmi. Per rivende intendo vendere, scusate, ho detto male. Troviamo delle offerte. Io vi faccio notare queste due offerte, diciamo, che sono Windows 8.1 Pro 64 bit versione retail a 55 euro circa. E quindi la versione retail vuol dire che il nostro sistema operativo sarà installabile tutte le volte che vogliamo su un solo PC alla volta, però
quindi possiamo installarlo su un PC, possiamo riformattare eccetera, e sarà installabile quante volte vogliamo appunto su questo PC, differente dalla versione OEM che invece si lega alla scheda madre. Quindi se noi vogliamo passare, vogliamo cambiare scheda madre, vogliamo passare a qualcosa di nuovo, ci dà problemi, ecco. Poi vi segnalo anche Windows 7 Professional 64 bit, sempre versione retail, a 45 euro. Diciamo che questi due prezzi sono molto buoni, contando che io il Windows 8 l'avevo pagato quest'estate a 100 euro più o meno. Sono prezzi molto buoni, vedete voi. Poi un altro upgrade, un altro pezzo che potete mettere è l'Asus DRV24, che io ho già recensito, trovate il link in descrizione, ed è un lettore di DVD, di CD e DVD. Perché non l'ho messo già di base? Perché non tutti utilizzano il CD e DVD, lettore di CD e DVD. Ormai si sta iniziando ad utilizzare molto Steam, Origin, queste piattaforme che quindi consentono di avere un download senza utilizzare CD, ed è una cosa che alcuni utilizzano, oppure c'è gente che utilizza normalmente utilizza lettori esterni eccetera, quando proprio deve utilizzare CD o altro. Poi un altro upgrade possibile è il Samsung Pro 840 da 128 GB, costa circa 120 euro. Ho già fatto anche su questo una recensione, e per dirla alla veloce, è un SSD, cioè è un hard disk, è un hard disk solido. Questo cosa vuol dire? È un hard disk, come vedete, da 120 GB, su cui andremo ad installare solo sistema operativo o un qualcosa, comunque un programma o un qualcosa di pesante, che essendo comunque un qualcosa che apriamo molto spesso, verrà aiutato dalle caratteristiche del SSD, cioè una velocità altissima, e quindi avremo velocità d'avvio del computer veramente migliorate. Si parla di questo hard disk, con questo SSD si parla di 6-7 secondi per l'accensione del computer. Poi per i programmi lì dipende da quanti plugin avete eccetera, ed è un upgrade da un centinaio di euro che comunque ne vale la pena, vi consiglio altamente se avete qualche soldo in più. Poi altro upgrade è passare a un 2x4 banchi di RAM, questo potete farlo tranquillamente se vi serve, diciamo che un po' di RAM in più non è male. Se andate solo a giocare vi consiglio di rimanere così. Poi altro upgrade che però necessita di un altro upgrade, meglio, sarebbe quello di andare a migliorare sia CPU che VGA, cioè scheda video, e quindi di conseguenza anche l'alimentatore. Perché? Perché un i3 va bene per gaming di medio livello, perché io, vabbè, adesso vi parlo di farming. Questo PC più o meno indicativamente vi farà giocare a farming con mod pesanti su qualità media, con mod un po' più leggere su qualità alta. Se poi avete bisogno di andare a registrare, vi consiglio già di cambiare, di andare a prendere un qualcosa di un po' più potente, può essere una scheda video come una 760, oppure rimanere sulla vecchia serie, quindi una 650 Ti o una 660, diciamo, e da lì a salire. Anche per il processore, se fate video o giocate con un livello un po' più professionale, vi consiglio di andare a comprare un i5, un quad core, diciamo, effettivo, un i5 che comunque vi può aiutare. Questo però necessita di avere un alimentatore molto più potente. Io vi consiglio, quindi, se andate a mettere per esempio un i5 e una 660, vi consiglio di andare sopra i 600-700 watt, diciamo, perché comunque necessitano, ciucciano energia, e col passare degli anni, magari dopo 3-4 anni, un
450 watt diventerà poi un, diciamo, un 400 watt, e mano a mano si abbasserà. Quindi io vi consiglio anche di andare a mettere un qualcos'altro di nuovo. Diciamo che se volete un'altra configurazione un po' più potente, potete chiedermelo con un commento qua sotto. Questa è la configurazione che vi volevo proporre. Diciamo che ci sono alcune componenti, diciamo un po' di parte, componenti che io vi ho consigliato per la mia esperienza. Poi ovviamente ci sono altre marche che costano molto di meno e magari vanno anche meglio. Questo è quello che io vi sto consigliando. Un piccolo appunto per il processore: se andate su un i5 controllate di rimanere sempre con il socket LGA1155, se no dovrete anche andare a cambiare la scheda madre e quindi sfasare tutti i vostri prezzi eccetera 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 eccetera. Bene, allora, come vi ho già detto, grazie per avermi seguito, lasciate un commento qua sotto per dirmi che ne pensate. In descrizione trovate il link completo della lista dei pezzi. Vi ricordo che ci sono alcuni link anche ad alcuni pezzi che ho già recensito. Per l'assemblaggio potete farvelo voi in casa, perché non è assolutamente difficile, ci sono delle guide online. Io penso che farò un tutorial prossimamente, ma non subito, penso che arriverà più o meno per la primavera, perché dovrò assemblare il mio PC fisso nuovo, quindi ci farò di sicuro dei video. E poi, se non volete metterci mano, potete affidarvi comunque a siti come IKEA, oppure andare direttamente in un negozio di informatica, ce ne sono comunque, diciamo, ovunque, quelli anche un po' piccolini, e andate lì, dite: io vorrei farmi un PC con questi pezzi, me lo assembli tu e bla bla bla, oppure fatevi aiutare anche da un amico. Di solito tra i giri di amici ce n'è sempre uno che sa fare, che sa montare, ecco. Bene ragazzi, questa è l'ultima puntata di Agro e Tech del 2013, spero vi sia piaciuta. Come ho già detto, lasciatemi sotto nei commenti ciò che ne pensate, se vi piace il nuovo stile. Dal 2014 tutti i video saranno così. Noi ci rivediamo appunto nel 2014. Vi farò sapere su cosa andremo a parlare, diciamo. Fatemi sapere se volete altre configurazioni, tanto io non ci metto molto, diciamo che più o meno il tempo che ci metto a preparare un altro tipo di video, quindi mi va benissimo. Noi ci rivediamo domani con il prossimo video. Da Gromodarni è tutto, ciao a tutti ragazzi.